Ok, proviamo a vedere adesso come utilizzare anche l'UV mapping per modificare la struttura del nostro tavolo. Vedete che adesso, in questo momento, abbiamo questa struttura che è identica a quella che abbiamo fatto in OpenSim, ma se andiamo in UV Editing e poi andiamo qua e selezioniamo con A tutto, vedete che compare man mano che selezioniamo qualche cosa, lui ci fa vedere, quindi facciamo Alt A per deselezionare e poi facciamo L per selezionare, vedete questa qui è la gamba del tavolo, Alt A, L la gamba del tavolo, vedete che tutte le gambe del tavolo risultano ritagliate tutte qua, così. Se andiamo invece Alt A e selezioniamo L, la parte alta del tavolo, anche lei ha la stessa struttura. Quindi tutti questi sono cubi che sono fatti in questo modo. Però cosa succede? Che se noi per dire volessimo cambiare l'orientamento di alcune di queste immagini, dobbiamo fare un po' di lavoro. Ad esempio, se noi prendiamo il piano del tavolo, questo, e lo selezioniamo, vedete che l'abbiamo selezionato qua, e poi facciamo A, e quindi lo selezioniamo anche a sinistra. Questo qui possiamo, vedete che abbiamo le trasformazioni, e le trasformazioni abbiamo la possibilità anche di ruotarla, ad esempio, possiamo ampliarla e ruotarla. Questo ci permetterà, ad esempio, di, vedete che man mano che giro questa, se io la ruoto esattamente ai 180 gradi, riesco a cambiare la rotazione che sta in cima, no? Quindi posso ottenere degli effetti cambiando questa cosa qua, oppure CTRL Z, teniamola così, posso spostarla con G, vedete, posso spostarla in modo tale da spostarla in altri punti della mia texture, e quindi cambia l'immagine che fa vedere. Se volessi ruotare soltanto una di queste immagini, cioè quindi se ad esempio mi va bene tutto il resto, ma vorrei ruotare questa in modo tale che sia o in diagonale o... adesso qui in questo caso andrebbe anche bene, ma quella che forse non è perfetta, potrebbe essere questa, che magari potremmo ruotarla. Allora, cosa facciamo? Possiamo andare a selezionare la faccia, questa, che sarebbe questa, vedete che è ruotata in quel modo lì, e poi possiamo ruotare solo lei, vedete che possiamo ruotare solo lei in modo tale da averla dritta. Quindi possiamo fare 90, no, facciamo CTRL Z. E poi facciamo R90, ok? Vedete che abbiamo questa filatura qua, che volendo possiamo anche prendere quindi prendiamo questo punto e lo tiriamo in su, ad esempio, per riuscire a rendere la cosa che vogliamo, se no vabbè, teniamola pure così. Quindi così per dire potrebbe andare, però vedete che è troppo, diciamo, fitta, quindi per riuscire ad averla un pochino simile a questo dobbiamo allontanarla un po', quindi facciamo S e poi in questo caso facciamo la X orizzontale, la V verticale e la Y verticale, quindi facciamo Y. E poi possiamo ampliarla un po' in modo tale da avere, diciamo, o un po' più stretta, oppure forse quello che volevamo è averla, ecco, vedete, un pochino per dire paragonabile. Allora ci allontaniamo un po' col mouse, S, Y, per il tentativo di farla simile. Vedete che così siamo riusciti ad averla un po' più simile. Comunque questo tipo di operazione dobbiamo farla in tutte le facce che non ci sembrano buone, per esempio anche questa è una faccia uguale, anche questa facciamo R90 girata e poi la dobbiamo SY accorciare un po' per renderla un pochino più omogenea. Ora, in realtà quello che si fa qua, c'è un po' un trucco con
una carta quadrettata, ma diciamo che al momento andiamo ad occhio e vedete che possiamo controllare la texturizzazione esatta della nostra tavola senza problemi. Ora, a questo punto poi bisogna poi esportarla di nuovo, la vediamo di là. Però prima di esportarla vediamo un altro piccolo trucco. Supponiamo che invece vogliamo che le gambe siano fatte di un altro tipo di legno, no? Quindi andiamo a cercarci su, qui ho messo, ma andiamo un altro tipo di legno, per dire qui avevamo varie tipologie, wood. Quindi prendiamo un tipo di legno, oh, diverso, ad esempio questo, tanto per dire. Questo qui è un legno un po' più moganato. No, vabbè, questo qui, cerchiamocelo. Cerchiamo un legno wood texture free. Beh, download. Vediamo un po' cosa riusciamo a ottenere cercandola così. Cerchiamo un legno un po' diverso da quello precedente, una texture un pochetto diversa, per esempio, in realtà va bene qualunque, ma giusto per farvi vedere prendiamo questa. Vediamo un po' se questa ce la facciamo. La clicchiamo. Facciamo view. Ah, qui ci sono vari pezzi di clip art che possiamo prendere, ma per esempio se siamo arrivati a prendere questa immagine, in questo caso non è realistica ma era solo per rivedere, salviamo l'immagine con nome, la mettiamo anche qua, Wood Clip Art Vector qua, qui l'abbiamo salvata sempre nello stesso posto e quindi adesso potremmo andare ad associarla. Però c'è un problema, noi abbiamo due texture, però finora qui abbiamo visto il posto per una sola texture. Quindi, per accomodare due texture, in uno stesso oggetto, occorre creare un materiale per ogni nuova immagine. Quindi andiamo in Object Mode e vedete che qui c'è un materiale che sarebbe il legno, chiamiamolo legno 1, e che è associato, come vedete, a questa texture fatta così. Se noi vogliamo mettere un'altra texture e assegnarla a dei pezzettini, dobbiamo aggiungere qua più e qui facciamo new e facciamo un nuovo materiale che chiamiamo legno 2 in questo caso, no? Oppure legno gambe, se vogliamo ricordarci. E poi andiamo ad associare al legno delle gambe, clicchiamo sempre sul pallino, andiamo su image texture e a questo punto apriamo, andiamo sempre su Downloads 0.113, vedete che abbiamo messo anche il clip art, questa l'apriamo, ok, e quindi vedete che adesso è venuto un po' più scuro perché questo è il legno delle gambe. Ora a questo punto, visto che questi sono il legno delle gambe, dobbiamo fare in modo tale che andando in Edit Mode, quindi andiamo in Edit Mode e poi Alt-A per togliere la selezione, poi andiamo qua, facciamo L L, 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 ci selezioniamo le quattro gambe e queste quattro gambe gli facciamo, clicchiamo sul legno delle gambe e facciamo assign. Allora, facendo assign, vedete che queste cose sono associate all'altra texture. In questo caso la texture, come vedete, è un po' troppo grossa, infatti se noi andiamo proprio a vederla, quindi prendiamo Wood Clip questo, vedete che è molto grossa. E quindi dobbiamo fare qui, selezioniamo tutto con A e poi facciamo una scalatura S per scalare, scaliamo tutto in modo tale da averlo magari un po' più, un legno un pochino più meno dettagliato di quello, insomma così ad esempio, ma così diventa troppo, facciamo per dire così. E vedete che a questo punto viene fuori questa texture. Adesso non guardate che la texture è un po' irreale, la cosa importante è che abbiate visto qual è il meccanismo con cui si può assegnare due texture diverse, radicalmente diverse, in modo tale da avere queste fatte di un
con un certo colore e le altre fatte con un altro colore. Se per caso l'orientamento non ci piace, possiamo sempre fare quello che abbiamo visto prima, R90, e ruotarle in maniera diversa. Ecco, però vedete, questo ruotarle in maniera diversa non convince, a meno di non fare SX per restringere un po', ecco, per renderlo un pochino più umano. E poi con la G possiamo spostarla in alto e in basso per ottenere un effetto. Ecco, questo effetto qua potrebbe anche essere quasi quello desiderato. Allora, a questo punto cosa abbiamo? Abbiamo il tavolo fatto così, rifacciamo un export di questo signore, quindi in Object Mode selezioniamo l'oggetto, File, Export, con l'ADA, andiamo Selection Only, eccetera. Copy delle texture, direi che allora, forse può darsi che funzioni bene. Nel vecchio Blender bisognava ancora dirgli di esportare il materiale, ma qui spero che abbia la licenza di esportarli automaticamente. Proviamo a vedere. Quindi andiamo sotto, abbiamo detto deve essere sempre dove sono le texture, quindi andiamo sotto Downloads 0.113 e qui primo tavolo con due texture, dai, e vediamo invio se ce l'ha salvato e soprattutto se riusciamo a importare questo nuovo collada. Quindi cosa facciamo? Facciamo build, upload, mesh model. Andiamo, ecco questo qui, il tavolo con due texture, lo vediamo, details, questo, e vediamo che le due texture hanno dato un collada un pochino più grosso. E se andiamo a vedere questo file che ha tirato fuori, in teoria dovremmo vedere tutte e due, vedete che abbiamo Vood Clip. Se cerchiamo appunto JPEG, vedete che abbiamo un Hop Light Wood Fine Texture Seamless JPEG Surface, e ma dovrebbe comparire anche l'altra, quindi sono tutte e due. Quindi per trovarle magari facciamo .f.jpeg, quindi vedete che ci fa questo è il primo, dovrebbe comparire anche l'altro. L'altro come si chiamava? Vediamo un po'. Era il Wood Clip Art. Vediamo se ce l'abbiamo qua. Wood Clip. No. Clip Art, eccolo qua, che è un PNG. Ok, quindi devo cercare punto PNG. E PNG c'è, eccolo qua, Wood Clip Art a Vector Clip Art Free.png. Vedete che init from, quindi in realtà sono init from, ci dice da dove viene. Allora andiamo a senz'altro a importarlo qua, open, andiamo a vedere se per caso le texture sono quelle giuste. Vedete che ce le importate giuste, quindi abbiamo le gambe giuste. Ah, tra l'altro poi la UV map potrebbe servire per rendere un po' più irregolari queste, ma adesso per questa cosa facciamo tavolo, due texture. Ricordiamoci nell'upload di dirgli di includere le texture. Facciamo il medium, gli mettiamo use load above come abbiamo visto, facciamo calculate weight e facciamo l'upload finalmente. E dopo un pochino, se è andato tutto bene, vediamo un po', controlli. Tavolo 2 texture, ok, non me l'ha fatto vedere, ma dovrebbe averlo. Se io prendo questo e lo rezzo, vedete che abbiamo esattamente la texture di sopra e anche la texture di sotto, quindi ho fatto un oggetto con due texture. E ho controllato abbastanza bene come compaiono le texture. Allora, questo è, credo che sia un po' un inizio di ABC. La texturizzazione in Blender non è banale, ma almeno con Blender 2.8
Almeno per i cubi abbiamo che le croci, le UV map, sono già fatte per voi e quindi sono a posto. Volendo ricapitolare per la seconda volta cosa abbiamo fatto, abbiamo semplicemente, adesso non vi faccio rivedere tutto dall'inizio perché comunque lo volete vedere, ma abbiamo preso il nostro tavolino, gli abbiamo aggiunto un secondo materiale, e poi le parti che appartengono al secondo materiale in edit mode, quindi sono andati in edit mode, siamo andati a selezionare quelle parti, quindi abbiamo fatto L per la selezione locale, per selezionare le varie parti, e poi abbiamo fatto assign solo con loro selezionate in modo tale che siano con la seconda texture, e poi eventualmente siamo andati a prendere la UV map corrispondente e l'abbiamo più o meno eventualmente alterata. Ecco, una cosa che un piccolo trucco che si può fare, facciamo Alt A e poi facciamo L per selezionare una di queste gambe. Se vogliamo che non sia proprio identica all'altra, possiamo spostare solo la UV map di questa gamba, e quindi è diversa. E poi Alt A andare anche in L in un'altra gamba e anche qui spostarla in modo aleatorio, in modo tale che non siano proprio così simmetriche, perché vedete che il problemuccio qui è che risultano totalmente uguali, o al limite anche ampliarle, insomma farci dei mestieri. Comunque questo è la base per la texturizzazione. Ricordate ovviamente di salvare il vostro punto blend e controllate poi che il risultato in OpenSim sia quello che vi aspettate. Se seguite alla lettera questa metodologia che vi ho fatto vedere, dovreste riuscire a fare tutto senza dover importare le texture separatamente. Solo una nota però, se per caso in realtà avete diversi oggetti che condividono le stesse texture, vi conviene, se andiamo a vedere textures, vedete che sono state importate, dunque queste. Dunque, in realtà, importando le texture in quel modo che abbiamo visto, vengono importate parecchie volte le texture senza che voi possiate riutilizzarle. Quindi, può essere conveniente in realtà avere una texture, cioè le texture importarle a parte. Basta semplicemente importare le texture oppure non dire di importare le texture quando si fa l'upload, perché tanto è sufficiente prendere una texture qualunque, ad esempio questa qui è una texture che abbiamo già, che vabbè è una scritta. Questa texture se la mettiamo sull'oggetto, vedete che si cerca di aggiustare praticamente, cambia solo quella. In questo caso non è una bella scelta. Però se abbiamo altre texture, vediamo un po'. Questa qui è mappa dell'Italia fisica, ecco, forse qui si capisce leggermente meglio. Se prendiamo questa e la mettiamo, vedete che qui compare. E qui capite che se non potete, quando siete in OpenSim, cambiare l'UV mapping, e quindi vi fa vedere soltanto questa, o solo in maniera molto relativa, e comunque in modo complessivo, ma se questa texture l'aveste modificata, importata dentro Blender, sicuramente potevate avere tipo tutta la mappa sopra e così via. In realtà notate che le UV map sono importanti, cioè sono indipendenti dalle texture, dicono semplicemente il fattore di ingrandimento e dove tagliare la texture. Poi dopo si può usare su qualunque texture che mettete, quindi con un po' di esperienza può essere sufficiente, insomma, non caricare n.000 texture che sono sempre un problema per la grid OpenSim. Credo che con questo ultimo video un pochino lungo, direi che la parte di texturizzazione con Blender 2.8 almeno elementare dovremmo averla quasi fatta.